concentriamo sui nostri casi di borsa, anche grazie alle segnalazioni dei nostri telespettatori. Il titolo che abbiamo selezionato per questa puntata è Ferrari, o meglio, il titolo. Lo analizziamo da un punto di vista fondamentale, quindi attraverso i fondamentali dell'azienda. Intanto c'è una notizia proprio che riguarda Ferrari. Il consiglio di amministrazione intende proporre agli azionisti una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 0,867 euro per azione ordinaria, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa 160 milioni di euro. La distribuzione sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci prevista per il 15 aprile 2021. 21, qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola è prevista il 19 aprile 2021. La data di legittimazione a percepire il dividendo, il 20 aprile 2021, per le azioni ordinarie negoziate sia presso il mercato italiano sia quello americano, e la data di pagamento del dividendo, il 5 maggio 2021. A livello fondamentale, come vedi Ferrari, Andrea, a te? La vedo che purtroppo il nome fa più della sostanza perché diciamo che è come se fosse una donna molto affascinante con una grande, i francesi direbbero allure, no? Però poi se vai a vedere la sostanza è quantomeno più limitata rispetto a quello che il mercato le attribuisce, e probabilmente per questo motivo che nell'ultimo periodo ha fatto molta fatica. Veniamo ai dati, anche se poi ovviamente l'analisi più importante è quella relativa al discorso del capire se sia o meno sopravvalutata. I dati non erano ovviamente così male, sono usciti in febbraio. Ricavi in contrazione 3,46 miliardi, 3,77, margine operativo lordo è sceso del 10%, quindi neanche troppo, e l'utile netto è stato poi di 609 milioni meno 13%. Preoccupa magari un pochettino l'indebitamento che è salito, praticamente è 1,36 miliardi, però con l'utile che fa è assolutamente gestibile. Qual è però il problema di Ferrari? Il problema di Ferrari è che è una società che capitalizza già 40 miliardi di euro. Quindi, al di là del leggere i singoli titoli e capire che più o meno c'è stata una contrazione tra ricavi e marginalità del 10%, il problema è che il mercato ha attribuito e continua a attribuire un valore decisamente importante al titolo, perché lo facciamo assieme: se facciamo 40 miliardi di capitalizzazione diviso 609 milioni di utile, significa un price earning a 65, degno di un Hermès. È vero che viene attribuita alla Ferrari un'appartenenza quasi più al settore lusso che al settore automotive, però diciamo che la correzione che c'è stata a livello del titolo, secondo me, è assolutamente fisiologica, perché comunque parliamo di un'azienda che alla fine è probabilmente ancora adesso sopravvalutata a livello fondamentale. È un titolo che da qui, da dove è arrivata, ha fatto un minimo a 158,3 il 23 di febbraio, può comunque ripartire. Però non credo, anche nell'ipotesi migliore, che possa tornare nel breve a rivedere i massimi storici di Area 190, perché, ripeto, vale 65 volte gli utili ed è oggettivamente troppo rispetto ai dati che sono stati pubblicati in febbraio. Quindi mi raccomando, chi è un grande sostenitore dell'azienda, capisca che magari in questo caso, anche nell'ipotesi migliore, oltre 180 sarà difficile vedere il titolo, perché risulta essere sicuramente più che ben valutato. Ecco Andrea, certo, in conclusione, insomma, ti aspetteresti maggiore sostanza da un'azienda come Ferrari, insomma, Ma guarda, invece. per essere estremamente sintetico, il problema di Ferrari è che ha fatto anche una cattiva comunicazione. Camilleri non è stato, a mio avviso, un grandissimo amministratore delegato. C'era stato un profit warning, poi la guidance è stata
collocata nella parte alta del range, poi questo bilancio in chiaroscuro. Quindi il problema, semmai, è che bisognerebbe essere anche un po' più trasparenti nella comunicazione, non traviare il mercato con delle informazioni un po' contraddittorie, oltretutto, e sapere che comunque chi compra adesso compra un rimbalzo, non credo un'inversione, anche se, ripeto, ipoteticamente fino a 180 potrebbe anche tornare, però a 180 significa che il titolo varrà 70 volte gli utili, per cui secondo me assolutamente ben prezzato. D'accordo, Andrea, sempre chiarissimo. Allora invito i nostri amici a segnalarci titoli, ovviamente a livello fondamentale, che vorrebbero sentir in qualche modo spiegati e messi al centro dell'attenzione.